esperienze che abbiamo sentito oggi confermano che le risorse, la migliore realizzazione dei servizi, bisogna far rete comunque, qualsiasi modello si scelga, perché anche questo che si diciamo ora è un progetto che però richiede una rete e che dà la possibilità di verificare che cosa si sta facendo. Quindi il discorso che faceva il Presidente all'inizio del vogliamo essere misurati, bisogna essere in condizione di misurare e di gestire questi percorsi. Allora, noi dovremmo adesso avviarci alle conclusioni. Io volevo, intanto man mano che mi arrivano i messaggi, non abbiamo potuto avere qui il Presidente Chiodi, ci ha fatto sapere che non poteva partecipare ai lavori, però perché con avere gli incontri con il ministro Barda nel discorso della ricostruzione, quindi era trattenuto. Lo stesso dall'Umbria, l'assessore della sanità per il consiglio regionale straordinario, dalla Calabria la dottoressa Stasi, anche lei per problemi dell'ultima ora legati agli impegni regionali. E adesso diamo la parola al vicepresidente di Carico con cooperative, Carlo Mitra. Attenzione, perché il profit sta crescendo più del non profit. Se posso invitarla a un passaggio anche su questo argomento, non so se forse era già previsto nella sua relazione, però un riferimento anche a questo. Eccoci. Io che ho un riferimento faccio proprio anzi una risposta secca. Già il problema spiegava che nelle inefficienze del sistema pubblico ovviamente il privato fa mercato. Se poi c'è anche un po' di pigrizia nostra, lo farà ancora di più. Nel concludere i lavori di questa mattinata, siccome di problemi di merito se ne è parlato diffusamente in modo molto importante e interessante, io vorrei più che altro, siccome questa è anche l'assemblea annuale di Federazione Sanità, dare significato di questa vicenda Federazione Sanità, intanto ringraziando tutti coloro che ci hanno creduto, che non è un'affermazione banale, ringraziando quelli che ci hanno lavorato e ci hanno lavorato tanto per arrivare alle cose che abbiamo sentito questa mattina. Circa due anni fa è nata Federazione Sanità, in quei giorni parlare di assistenza primaria era veramente una cosa bizzarra quasi. Oggi abbiamo visto molti interlocutori della vicenda sanitaria del nostro paese, che per varie ragioni sono interlocutori pubblici, come sia stato acquisito questo concetto, questa idea, questa esperienza, e come ovviamente nelle forme diverse che le varie realtà intendono portare avanti, l'esperimentazione e il lavoro in questo cantiere sono molto, molto avanzati. Dare significato a questa vicenda di Federazione Sanità perché è un'esperienza di innovazione che spiega come nella crisi, anche le più drammatiche come quella che stiamo vivendo,
si possono aprire delle straordinarie finestre di futuro. Io che sono stato un po' uno di quelli che ha avuto questo pallino dagli inizi, ho sempre pensato, e oggi sono più che mai convinto, che questa sarà una delle più importanti storie della cooperazione del futuro. Nel senso che ci sono spazi straordinari di storie cooperative da scrivere, di sviluppo cooperativo e di benessere per le persone. Credo che questo concetto valga per tutti i nostri comparti della cooperazione, così come vale per tutti i comparti e i sistemi del nostro paese, che se continuano a piangere sulla drammaticità della crisi si troveranno solo emarginati, perché la crisi non risparmia nessuno, non ammette lamenti. Però ci insegna questa vicenda che si possono riposizionare nello sconvolgimento che la crisi sta producendo, si possono riposizionare sistemi produttivi, sistemi sociali, si possono creare nuove opportunità di ricchezza. E oggi abbiamo toccato con mano quanto fosse lungimirante quell'idea che noi lanciamo 2 anni fa, quando abbiamo costituito questa federazione, con un'impresa quasi impossibile, conto corrente, mettere assieme mondi che autoreferenziali, che tutti tendono a difendere ciò che hanno in modo importante. E invece quell'idea ha preso corpo e siamo stati, come si dice, nelle disgrazie anche un po' fortunati, perché io sono fermamente convinto che il precipitare degli eventi della crisi e gli interventi drammatici che subirà nel processo di riaggiustamento della spesa pubblica ci favorisce, perché processi che magari ci hanno impiegato 20 anni, come ci ha spiegato il professor Guzzanti, oggi bisogna farli in 20 mesi, perché altrimenti succederà anche nel nostro paese quello che è successo in Spagna, che in 18-20 mesi può essere sospeso il servizio sanitario nazionale italiano per insostenibilità. Allora, noi non sappiamo come usciremo da questa crisi drammatica. Mi pare che tutti i giorni, quando si tenta di fare delle previsioni a 24 ore, non reggono le 24 ore, vediamo gli eventi solo di questi ultimi giorni. Una cosa però oramai è evidente, che le vicende, soprattutto quelle che interessano noi in questa sala, si giocano attorno alla spesa pubblica, sulla quale si dovrà, compiacente, si dovrà intervenire, si interverrà. Se non si interviene, come dire, la ragione se la faranno gli eventi. Noi sappiamo che della spesa pubblica, della spesa sanitaria e sociale, è una parte consistente, non insostenibile come si tende a far apparire, perché in altri paesi europei è molto più pesante l'incidenza. Però la storia ci insegna che sono i rapporti di forza che costruiscono le soluzioni. E oggi diciamo che la parte sociale della vita delle persone sicuramente non è la parte più forte e vincente. Per cui il rischio è che in questa trasformazione, in questo braccio di ferro che ci sarà inevitabilmente per ridurre la spesa pubblica, sanità e sociale se la passino peggio di altre componenti della spesa, del consenso, sono meno importanti che in passato. Si può anche ritenere che il welfare possa essere una risorsa meno importante di quanto lo fosse in passato dal punto di vista economico. A noi però interessa la parte politico-sociale della vicenda, perché per la nostra natura,
per quello che rappresentiamo. Noi non siamo un sistema imprenditoriale fino a se stesso, noi siamo un sistema imprenditoriale sociale che ha nel suo DNA, prima ancora del risultato economico, ha il risultato della valorizzazione della vita delle persone che con noi costruiscono progetti imprenditoriali di vita. Allora, se la questione è questa, in questa vicenda di come si definiranno le questioni del settore sociosanitario, che sono di forte profilo politico, ci sta che società avremo dopo questa grande trasformazione. Sarà una società nella quale la vita delle persone è un elemento essenziale per definire anche il tipo di sviluppo, il tipo di prospettiva che ci proponiamo, o sarà una società nella quale la vita delle persone sarà quella che avrà pagato il prezzo più alto. Da qui sta un po' il mio articolo che è stato citato, guardiamo al bilancio ma anche alla salute, che per la verità non si proponeva di essere ripreso da tutte le agenzie, non molto, siccome c'era giornalista che continuava a chiedere, beh, abbiamo fatto questa cosa. Evidentemente dentro a quelle quattro battute c'erano degli elementi che hanno suscitato immediatamente una forte attenzione, perché non è una battuta, o che i bilanci sui quali noi siamo perfettamente d'accordo e consapevoli che si può tosare molto, ma noi riteniamo che il diritto universale alla salute sia un diritto indisponibile. E quindi attorno a questa vicenda deve giocarsi tutta l'operazione tagli o riorganizzazione della spesa, soprattutto in questi comparti. Noi non siamo per i tagli, noi siamo per la riorganizzazione, siamo per fare produttività della spesa pubblica, della spesa sociale, riorganizzandola e nel settore sociosanitario garantendo l'universalità del diritto alla salute, che credo in questo avrebbe dato ampia risposta anche alla questione del non profit. Non credo del profit, non credo che una logica di intervento massiccio del profit nella filiera della salute garantisca l'universalità del diritto alla salute come diritto indisponibile. Poi, per carità, noi siamo in una società di libero mercato, siccome i cittadini e le famiglie quando hanno un guaio della salute lo mettono al primo punto della lista e sacrificano tutto il resto dei consumi, è chiaro che se non c'è un sistema che è in grado di garantire certe prestazioni a certe condizioni, la famiglia prende il servizio anche a pagamento dove lo trova, perché di fronte alle criticità della salute sicuramente non si ritira. Non a caso, oramai, se possiamo chiamarlo così, il business della sanità privata copre quasi un terzo della spesa, quindi non è vero che non c'è un intervento delle famiglie, c'è già un intervento ed è un intervento pesantissimo, e se copre un terzo del budget complessivo non è il problema dell'elite, vuol dire che potremmo oramai che riguarda attraversa in modo molto ampio tutte le categorie. Bene, il nostro progetto ha l'ambizione di contribuire a fare questa operazione ritenendola possibile, cioè quella di ridurre la spesa, ottimizzare le risorse destinate a questo settore,
garantendo questo diritto fondamentale, ed è un'operazione che va fatta subito. Cioè, rispetto a qualche anno fa, dove, come dire, questa era un'opzione comunque che sarebbe stata importante farla in ogni caso, perché non avremmo accumulato il debito che abbiamo accumulato in certi contesti, ma oggi va fatta subito per un motivo molto più contingente di quello della spesa. Quando si sta discutendo del fatto che il sistema sanitario nazionale salta senza un intervento radicale in tempi strettissimi, ma se non lo facciamo saltare noi, siccome non si capisce la giostra dei paesi sotto scacco quando finisce come finisce, la prima zoppicata che l'Italia dovesse trovarsi di fronte, siccome sul versante delle pensioni ha dato tutto quello che poteva dare, gli si chiederà di sospendere il servizio sanitario nazionale, come è successo in Spagna. E ci immaginiamo questa prospettiva, che significato ha dal punto di vista politico e sociale? Altro che profit. A quel punto la strada al profit è automaticamente aperta. Va fatta subito questa scelta, ben venga la disponibilità del Ministero, che accogliamo, anzi lo incalzeremo già da oggi pomeriggio per fissare delle riunioni di questo tavolo, e il nostro patrimonio è una risorsa straordinaria per accelerare questa operazione. Avete sentito i numeri che sono stati evidenziati stamane? Il nostro patrimonio che c'è in campo, cioè non è da costruire, semmai abbiamo da organizzare il modello, che è quello al quale ci stiamo lavorando da 2 anni, ma questo è un patrimonio che c'è in campo, perché un sistema che si prende in carico 7 milioni e mezzo di cittadini è un sistema strutturato, universale, e le nostre propaggini sono in ogni territorio, anche nei più marginali, e quindi abbiamo già i terminali per poter implementare una rete nazionale straordinaria che può intervenire su questo aspetto fondamentale della riorganizzazione del sistema e della spesa, che è l'assistenza domiciliare, l'assistenza che noi definiamo primaria, perché mette assieme territorio e domicilio, e che è il filtro vero per ridurre il costo complessivo e garantire l'universalità. È troppo ambizioso il nostro progetto? No, io credo proprio di no, perché questo patrimonio della cooperazione socio-sanitaria italiana, in Italia ha costruito il welfare locale, cioè quello che adesso si dà per scontato, no? L'assistenza ai disabili, agli anziani, all'infanzia, eccetera. No, 30 anni fa non c'era niente, e non l'ha fatto una riforma, un progetto pubblico dello Stato, una legge, no, l'ha fatte migliaia e migliaia di formichine che giorno dopo giorno hanno costruito questa rete, che oggi si prende in carico 7 milioni e mezzo di cittadini, di cui la parte preponderante in situazioni di grande criticità che il servizio pubblico non prende in carico, perché ci vuole anche tanta passione per dare assistenza a certe fasce di cittadini. Poi la nostra proposta sfida quasi tutte le criticità del comparto, di questo comparto, che è uno dei più complessi che ci sia nel nostro paese, nel nostro sistema. Sappiamo che ci sono interessi privati pesantissimi. Basta
i dati che avete visto sulle TAC, sulle macchine, su tutte queste cose qua, che capite subito di cosa parlo. Perché in Italia siamo i primi al mondo per macchinari. Non faccio considerazioni. C'è una presa fortissima della politica su questo, anzi è l'ultimo baluardo sul quale la politica ha una presa fortissima, sia dal punto di vista del potere che dal punto di vista della sua rete di convenienze. C'è dentro a questo sistema una rete di sigle, forme della rappresentanza inestricabile, di cui una parte notevole di queste sigle, di questa rete della rappresentanza, ancorate a modalità, forme, luoghi della rappresentanza della decisione del secolo scorso, che è un secolo che non c'è più, ma non solo non c'è più, come dire, per calendario, cioè non c'è più perché non c'è più quel mondo. Qua ci sono gli ordini, i controordini, quelli orizzontali, quelli verticali, tutti apparticati a difendere loro stessi prima di tutto, non a difendere un servizio che dovrebbe avere al centro la persona, non le forme della rappresentanza, non le corporazioni ottocentesche. E poi lo diceva molto bene il direttore del Ministero, il dottor Bevere, una burocrazia asfissiante. Allora, qua dentro c'è tutto, proprio non ci facciamo mancare nulla. Allora uno dice, ma perché voi, come dire, affrontate, vi siete posti il problema di affrontare un mostro di questa natura? Ci siamo proposti questo perché chi fa innovazione è un solitario e non si può che fare l'innovazione essendo dei solitari. Non si fa l'innovazione con tutti d'accordo o con tutti che hanno capito, però la si fa guardando i profili delle vicende che ci sono all'orizzonte, che non sono ancora forme definite, perché se si aspetta che siano forme definite non si colgono le opportunità. E la nostra proposta, e stamattina ne abbiamo avuto una prova, è si sta proponendo come un metodo innovativo anche nel rapporto con le istituzioni. Noi, la nostra storia è una storia di appalti, va in gara, più o meno. Beh, se avete sentito stamattina qua si è ragionato, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, grazie del lavoro che facciamo insieme, non appalto, costruire sulla base delle nostre esperienze. Di questo patrimonio che io prima citavo, costruire le modalità, le norme, l'impianto, gli strumenti per passare in un territorio completamente nuovo, che è quello di considerare la cooperazione, questo patrimonio così nobile, così importante, non un appaltatore, un subappaltatore, ma un partner della pubblica amministrazione. Perché questa è la strada attraverso la quale si arriverà a quella complementarietà che diceva il dottor Bevere. Società miste, progettazione dei sistemi, concertazione delle modalità con le quali si possano trovare gli strumenti che queste realtà così importanti e differenti assieme si mettono, costruiscono delle squadre al servizio del cittadino. Quindi lavorare assieme, costruire modelli innovativi anche da questo punto di vista. E poi c'è una parte che riguarda noi, ovviamente. È chiaro che questo ruolo con il quale noi ci proponiamo richiede
dei sistemi imprenditoriali forti. Non si può reggere questo confronto con migliaia di cooperative nell'orto di casa. Vogliono dei sistemi imprenditoriali adulti che siano in grado di assicurare nella partnership l'affidabilità dovuta. E allora un grande problema che riguarda la capacità di fare integrazione al nostro interno, di costruire dei convogli che sappiano andare lontano, che siano in grado di andare lontano, di proporsi per fare le cose che noi ci candidiamo a fare. E questo passa attraverso sistemi integrati. Anche noi questa sfida l'abbiamo affrontata, ci sono grandi difficoltà, guai a nasconderci. Anche al nostro interno, in fondo, c'è una grande fatica a disporsi a questa nuova modalità di cooperazione integrata, a costruire dei processi che richiedono ovviamente una capacità diversa dal punto di vista imprenditoriale, finanziario, manageriale, della possibilità di studiare e organizzare i sistemi in modo adeguato per svolgere un ruolo di questo genere e per meritarsi il fatto di essere dei partner e non dei subappaltatori. Ce lo dobbiamo meritare, ce lo meritiamo nella misura in cui costruiamo delle realtà imprenditoriali adeguate, nella misura in cui abbandoniamo quella che è una visione storica che ha avuto la sua ragione nel tempo in cui si è affermata, ma che oggi potrebbe portare solo alla marginalità di un patrimonio invece importante. Concludo rispondendo a una domanda che mi faccio da solo rispetto a queste vicende, a queste questioni: è una partita troppo grande per noi? Io credo di no, sostanzialmente per tre buoni motivi. Il primo è che in due anni la nostra proposta ha bucato, cioè il problema più difficile che avevamo di fronte è che questa proposta dell'assistenza primaria bucasse. La proposta bucava. La seconda questione che ci dà una mano è la drammaticità della crisi e tutto quello che accadrà in questo comparto giorno dopo giorno, che chiederà a chi è attrezzato di scendere in campo, anche se non ce lo chiedono le istituzioni pubbliche, perché la gente ha un sacco di problemi, le famiglie hanno un sacco di problemi e hanno bisogno di una risposta. Chi sarà in campo a darla sicuramente si intesta il futuro. E poi, per una convinzione che è anche la ragione del nostro essere differenti come imprenditori e come operatori, che stare dalla parte delle persone, della loro vita, è la vera forza in un momento come questo. E noi dobbiamo stare da quella parte e stare con loro. Perché è la gente che in questo momento sta soffrendo, sono le persone che hanno dei redditi medio-bassi e che possono essere le vere vittime di una riorganizzazione della spesa pubblica sbagliata. Siccome quei 7 milioni e mezzo di persone che prendiamo in carico tutti i giorni sono prevalentemente questa fascia, facciamo di questo servizio e di queste persone anche la nostra forza, perché il nostro modello abbia la possibilità di vincersi e di affermarsi, perché non è solo un interesse cooperativo, è anche un interesse di una società giusta anche dopo la crisi. Grazie a tutti.
con tanto silenzio e tanto livello d'attenzione dall'inizio alla fine, quindi si vede che l'argomento era, è stato trattato nel modo giusto e vi ha tenuti. Grazie a tutti.